tutte ragazze, allora oggi vi registro un video haul di acquisti misti fatti nel tempo. Ne avrei anche altri da farvi vedere perché li ho accumulati, però ho poco tempo e ho necessità di mettere a posto le cose. Allora, inizio subito col farvi vedere un ordine che ho fatto su Beauty Bay, sì, se non ricordo male, perché ero tentatissima a prendere le nuove maschere di Makeup Revolution, che ormai nuove non saranno più per quanto tempo è passato. Comunque io ve le faccio vedere e appunto sono queste maschere qui in collaborazione con non so leggere il nome, Jamie qualcosa. Comunque le maschere sono queste qui, sono in crema, quindi non in tessuto, insomma, e una è questa qui al cocco e mango, appunto la gialla, e l'altra è questa qui all'anguria. Ero tentatissima nel prenderle e quindi ho detto perché no. Ed è questa qui fatta in questo modo che richiama molto l'anguria, anche perché all'interno ha questi semini. Ed è appunto questa. Poi, sempre sul sito di Beauty Bay, troviamo la Wet n Wild. La Wet n Wild, si trova anche da OVS, anche se ultimamente ho notato che almeno nel mio OVS hanno tolto lo stand, però non saprei. Comunque ho approfittato che era uscita una nuova collezione che da me non arriverà né ora né mai, e quindi ho preso questi pezzi della collezione e altre cosine. Vi faccio vedere prima questo. A malincuore mi è caduto a terra, si è spaccato e quindi devo travasarlo in un altro contenitore, ed è un illuminante nella colorazione Blossom Glow, ed è questo qui. È bellissimo. Quando mi è caduto a terra, non vi dico, non ve lo dico proprio. Comunque è bellissimo, non ve lo posso aprire perché appunto se lo apro succede la fine del mondo. Poi di una collezione non so quale, comunque ho voluto prendere altri prodottini. E ho preso questa palettina di 4 ed è la Bed of Roses, fatta in questo modo qui con questi colori bellissimi, ed è sì una collezione comunque dedicata alle rose, e la palettina è questa qui bellissima. Ce n'erano anche altre, però mi piaceva questa qui. Sempre della stessa collezione ho voluto prendere il tonico alle rose, ed è fatto in questo modo qui. Anche la confezione è bellissima. Peccato che ha questo pack in vetro, quindi se casca, speriamo di no, se casca anche questo, vi lascio immaginare. Poi, sempre della stessa collezione con il pack in vetro, abbiamo questo olio multiuso, sempre alle rose, e si rifà all'olio di Mulac, con all'interno i pezzettini della rosa. Io l'ho trovato della Wet n Wild, è grande e praticamente costa lo stesso di Mulac, e ho voluto provare questo qui. E poi, della stessa collezione, se non erro, ho preso due rossettini che non ho mai provato, questo tipo di rossetti di cioè, o meglio, sono tinte o rossetti liquidi di Wet n Wild. Ho preso Petal Poison ed è questo qui, è un nude rosato. Poi ho preso quest'altro ed è Bad Romance, che è più un malva. E poi ne ho preso un altro che fa parte di un'altra collezione che non so quale sia. Comunque è il
Redling, ed è questo colorino qui, metallico, ed è bellissimo secondo me, spero durino. Io non li ho mai provati, se voi li avete provati fatemelo sapere giù nei commenti, perché io avevo provato delle tinte uscite anni e anni fa di Wet n Wild che facevano schifo. Spero che hanno cambiato la formulazione e non facciano schifo anche queste. Poi un acquisto random da Tiger, si trova, credo ancora si trovi, questi hanno fatto tipo una collezione che richiama il make-up, i rossetti, ci sono tazze con disegnati rossetti, comunque un po' di cosine. E io tra le tante cose ho deciso di prendere questa pochettina a forma di rossetto molto carina. Poi, sul gruppo dove acquisto io di solito, se mi seguite da tempo lo sapete, il sito il gruppo di Vanity Shop, ho preso per soli, oddio, mi sembra il tutto veniva 20 euro. Non mi ricordo precisamente, comunque non tantissimo, un rossetto e un gloss della MAC. Però il gloss io non ce l'ho più perché l'ho diviso con una mia amica, perché io non utilizzo il gloss, e io mi sono tenuta il rossettino, ed è della collezione di Patrick Star. Il pack è bellissimo, è un'edizione limitata che ormai non si trova più. Questa ragazza lo rivendeva, era nuovo, a per 10 euro. Non potevo non prenderlo. La colorazione è Patrick Wu. Il rossettino è questo qui, questo è il pack esterno. E il colore è questo qui. È un rosso bellissimo e appunto non era mai stato utilizzato. Io comunque in ogni caso lo disinfetto, quindi non ci sono problemi, però questo veramente non è stato mai utilizzato, nemmeno swatchato. Il colore è questo qui ed è bellissimo. Poi la ragazza molto gentilmente mi ha dato due campioncini, mi ha messo questo acqua di Parma blu mediterraneo e questo campioncino di Lancôme, nella colorazione 03. Poi, continuando sempre sulla scia degli acquisti random, ho preso, o meglio, mia mamma mi ha preso questa protezione della Cliosan SPF 50 spray solare, protezione molto alta, perché io in pratica avevo quasi finito la mia protezione. Le avevo chiesto di comprarmela e io nel frattempo l'avevo già acquistata una di Nivea. Però lei nel frattempo l'ha comprata, me la conservo per l'anno prossimo perché non fa mai male. Poi da Pilato, credo ci sia in tutta Italia, ho trovato questa prep, ed è una crema speciale per scottature solari e punture di insetto, arricchita con aloe vera, ed è una Summer Limited Edition, pagata pochissimo, l'ho pagata in offerta circa 2,35 euro. Non l'ho aperta, non l'ho utilizzata, quindi non vi so dire cioè se fa qualcosa per le scottature e le punture di insetto, perché io sto ancora utilizzando un altro prodotto, però l'ho trovata e l'ho acquistata. Poi, sempre da Pilato, erano in offerta a 5 euro questo kit della Revlon. Ed è praticamente una matita e lo Stay Matte Liquid Lip Color. Io non ho mai provato le tinte di Rimmel e quindi l'ho voluto prendere 5 euro. Questa è la tinta, questa è la matita. Vedremo come sono. Poi passiamo avanti. Da OVS, che ovviamente vende la Makeup Revolution, ho trovato le collezioni, se non erro sono edizione limitata, di appunto Makeup Revolution, e ho preso la palette in collaborazione con Carmi. Il pack è questo qui, il pack secondario, e il pack primario è questo ed è bellissima.
Cioè, veramente veramente bellissimo il pack di questa. È appunto in collaborazione con questa youtuber, se non erro, che si chiama Carmi. E la paletta all'interno è questa qui. È fantastica. Dei shimmer glitter che sono fotonici, raga, proprio bella. Poi, sempre di un'altra collezione in collaborazione con Tammy X, ho preso la Tropical Carnival Shadow Palette. Il pack secondario è questo qui, molto colorato, quindi vi lascio immaginare la palette all'interno come è fatta. Ed il pack secondario è questo qui. E i colori all'interno sono questi. Praticamente è una palette che urla estate perché sono tutti colori forti, fluo, bellissima. E non potevo lasciarla lì, entrambe le ho pagate 11 euro. Le volevo acquistare in realtà con il 30% che ogni tanto l'OBS fa, però per paura di non trovarle più ho detto vabbè le acquisto e amen. Poi anche qui da me, o meglio non proprio qui da me, ma a Benevento, piano piano ci stiamo evolvendo. Praticamente hanno aperto Scarpe Scarpe, e da Scarpe Scarpe si trova Essence e Catrice. La Essence qui da me si trovava, anche se adesso le collezioni in edizione limitata non si troveranno più, se ho capito bene, vabbè, però è arrivata la Catrice. Sono andata così a fare un giro e ho voluto prendere un pennellino. Era contenuto in questa confezione trasparente e il pennello in questione è questo qui. È di un'edizione limitata. Voi ormai sapete le mie fissazioni per le edizioni limitate, perché allora, il mio pensiero è, le edizioni limitate, a parte che fanno dei pack particolari, sono molto più belle, però i prodotti, che non sono edizioni limitate si trovano sempre, mentre le edizioni limitate si trovano, se uno le trova, perché può essere pure viene saccheggiato tutto e non si trova più niente, uno le trova, le compra e le ha lì. Cioè, se soprattutto hanno dei pack particolari, uno li conserva e sono anche belli da tenere esposti. Comunque, passiamo avanti. Sul sito di Estée Lauder avevano messo una promozione vantaggiosissima perché spendendo, non mi ricordo precisamente quando. No, acquistando due prodotti tipo, si aveva la possibilità di inserire un codice. Grazie a questo codice, si aveva la possibilità di avere degli omaggi. E gli omaggi sono veramente top. Io ho preso, perché non avevo altra scelta, era finito tutto, due rossettini. Ho preso il Pure Color Love nella colorazione 450, mentre il pack primario è questo qui. I pack di Estée Lauder sono sempre dei gioielli perché costano. Io adesso questi due rossetti li ho pagati entrambi 23 euro, ma perché erano scontati al 50% se non ricordo male. Comunque il colore è questo qui, bello scuro. E poi appunto l'altro rossettino che ho preso fa parte del Pure Color Envy, colorazione 03. Il pack secondario è questo qui. E il rossettino all'interno è fatto in questo modo qui. Semplice, blu, però è di un'eleganza bellissimo. Ed il colore è questo nude, un rosa nude tranquillo, veramente bello. E appunto, inserendo questo codice, si aveva la possibilità di prendere questi omaggi. Allora, il primo omaggio era questa confezione per le labbra, dove all'interno c'erano questi prodottini qui. E appunto i prodottini all'interno sono questa pochette bellissima
con tutte queste labbra. E all'interno si trovavano tre rossettini e fanno parte dei Pure Color Envy, questo è il 410, il pack è questo qui, il colore è questo. Poi abbiamo il 340, il pack è sempre uguale ed il colore è questo rosso bellissimo. E poi l'ultimo è il 130 ed è questo nude intenso bellissimo. E questo era il primo kit. Poi il secondo kit è questo qui, per gli occhi, e all'interno i prodottini erano questi qui, che adesso vi faccio vedere nello specifico. E sono appunto la pochette, come quella di prima, solo che questa volta ha questi occhi e queste ciglia. E poi all'interno ho trovato, e ci tengo a precisare che anche i rossetti e questi prodotti che vi faccio vedere adesso sono tutti full size. Ho trovato questo makeup remover poi ho trovato il mascara Santuse Extreme. E poi l'ultimo è questa Double Wear 01 Cool Noir ed è appunto la matita occhi nera e che presenta anche lo sfumino ed è appunto questa. Quindi voglio dire, per 25 euro mi hanno dato tutti questi regali, direi top. Ed in più, sul sito Estée Lauder, quando ordinate, vi danno la possibilità di scegliere dei campioncini. E io ho scelto questa crema per il corpo anti-age, ed è un campioncino da 5 ml. E poi quest'altro campioncino di crema rivitalizzante e illuminante, questo è il pack esterno, mentre questo è il pack primario, dove all'interno appunto è contenuta la crema. E come potete vedere, non è un normale campioncino da 5 ml e 10 ml, ma è un campioncino bello grande, sono 15 ml, quindi è una mini size. Quindi appunto, come vi ho detto prima, 25 euro. Tutte queste cose, proprio un affarone. Io vi consiglio di attivare la newsletter sul sito di Estée Lauder, perché vi mandano le email dove vi mandano le varie offerte, eccetera. Poi gli ultimi prodotti che vi faccio vedere sono CIEN e sono della Novalina, anche se c'erano altri prodotti che ahimè non ho trovato, perché sono andato un po' in ritardo e praticamente chi è passato prima di me forse ha fatto scorta. Comunque ho preso questa crema viso oddio, Almond, che cos'è? Non mi ricordo Almond che cos'è. Comunque Almond. Questo è il pack e la crema è questa qui. Mandorle dolci ho trovato. L'ho trovato scritto, che non mi veniva proprio che era mandorla. Mandorla. Poi ho preso questa crema giorno al goji e melograno. Il pack è questo qui. E la crema è questa. Poi ho preso della stessa linea anche la crema notte, sempre al goji e melograno.
e la crema è questa qui. E ho preso i rispettivi contorno occhi, appunto questo alla mandorla, ed è appunto fatto in questo modo qui, e quello al melograno e goji, ed è fatto in questo modo qui. Allora, in pratica di questa linea c'erano anche i prodotti per il corpo, poi c'era la mousse per il viso, però ahimè, le cose per il corpo c'erano ancora, però io sono un po' pigra, quindi ho preferito non comprarle. La mousse l'avrei comprata volentieri, però è finita. E niente, ragazze, questi erano i miei ultimi acquisti. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere giù nei commenti e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!